tutti ringrazio di essere presente anch'io, ringrazio soprattutto l'Istituto dei Beni Culturali, che ha curato il libro, la pubblicazione per la Recollina, ma ovviamente il presidente, il direttore, i nostri ospiti qui questa sera per presentare questo lavoro, che è stato un lavoro, io so che è stato, l'aveva un po' raccontato, è stato un lavoro lungo, e come diceva adesso la dottoressa Moro, un repertorio, un vero e proprio anche repertorio, un repertorio anche fotografico, oltre che testuale, in cui in qualche modo attraverso questo libro anche basterebbe soltanto sfogliarlo rapidamente e vedere il repertorio fotografico che ci accompagna in un viaggio in questa regione, dove è evidente anche da questo scandirsi fotografico delle fotografie di un percorso che ci dà l'idea di una regione in cui in qualche modo il linguaggio della tecnologia, il linguaggio industriale si è incrociato con quello artistico, con quello culturale e hanno comunicato fra di loro, anzi io sono convinto che anche quando inconsapevolmente hanno comunicato fra di loro questi linguaggi e questi itinerari, perché noi siamo quest'anno a celebrare i 500 anni leonardeschi, no? Di Leonardo da Vinci, che in qualche modo rappresentava quella summa, lui ma anche la tradizione di quell'epoca, pensiamo anche al laboratorio di Verrucchio, dove lui è cresciuto, in cui in qualche modo l'abilità artigianale manuale si incontrava e si incrociava con il genio creativo e dava luogo anche a fantastiche e straordinarie invenzioni sia meccaniche che poi anche artistiche. Ecco, un po' l'Emilia Romagna è stato anche questo, ed è questo, in cui l'inventiva metalmeccanica manifatturiera classica probabilmente, anzi io sono sicuro, deriva anche da un'influenza o un condizionamento che possono essere stati di carattere artistico, culturale, creativo che in questa regione c'è stata decresciuta. E quindi c'è questa mescolanza, questo mix, sfogliando questo lavoro, che però appunto dà l'idea di una ricchezza di linguaggi che hanno, a mio avviso, ripeto, anche inconsapevolmente probabilmente comunicato fra loro nel corso degli anni e dei decenni che hanno contribuito a costruire anche una fortuna di crescita, di benessere dal punto di vista industriale, dal punto di vista imprenditoriale in questa regione. E questo lavoro è in qualche modo la sintesi di un itinerario che potremmo anche riferire in questo. Quindi un lavoro che credo abbia bisogno anche di ulteriori approfondimenti, di ulteriori riflessioni, da cui possono scaturire ulteriori, implementando ulteriori anche oggi si direbbe un link in un'idea ipertestuale, quindi ulteriori sviluppi anche di ragionamento, di riflessione a partire da questo lavoro. Quindi io ringrazio ancora una volta appunto gli autori, tutti coloro che hanno collaborato a questa impresa e naturalmente l'Istituto dei Beni Culturali che mi ha permesso la realizzazione. Bene. Ringrazio e molto, sono conoscibili, sono qui nella rivista Lulino e ringrazio molto chi mi ha invitato a collaborare a questo volume con un piccolo contributo, e quindi ho qualche imbarazzo a parlare molto bene di un libro a cui, seppur in piccola parte, ho contribuito anch'io, ma cercherò di farlo perché credo che questo sia un libro importante, sia un libro necessario e, come è già stato detto, un libro che dà uno sguardo che durerà a lungo indipendentemente dalle cose di cui dopo andremo a parlare, che stanno accadendo nell'oggi, che sono cose molto, molto significative, molto importanti, difficili da cogliere e che forse nel tempo cambieranno anche un pochino la fisionomia di una regione che pensiamo di conoscere ma che in realtà è assai complessa. E ringrazio naturalmente anche per l'invito a coordinare questo incontro questa sera, che mi è venuto dalla curatrice del volume tra le colline e da chi ha coordinato più in generale il progetto del volume, cioè dal presidente dell'istituto Roberto Balzani. Allora, come già è stato anticipato, come vedete nella proiezione che scorre su YouTube di fronte a voi, questo è un volume che ha sì dei testi, che sono testi rilevanti e che toccano dei limiti possibili,
è possibile che diversi aspetti, adesso noi stasera ci occuperemo in particolare di quelli legati alla società e alla politica, naturalmente poi tutto si tiene e non è facile dividere per compartimenti stagni, come si vede leggendo i contributi, le diverse aree tematiche, ma anche molte immagini che sono dovute al lavoro di tre fotografi professionisti, come si vede, una delle quali è qui con noi, che poi dopo ci dirà qualcosa proprio su come ha svolto questo lavoro, sulle difficoltà anche qualche curiosità, insomma, perché non è banale fare un lavoro di questo tipo. In generale non è banale fare fotografia a questi livelli, nonostante ci sia l'illusione che oggi basti, come dire, uno smartphone per diventare fotografo. La cosa che mi preme dire innanzitutto è che questo lavoro è stato preceduto da un piccolo percorso di preparazione che ha visto gli autori dei testi incontrarsi con i fotografi. Per quanto mi riguarda è stato molto interessante, anche perché già lì sono venute fuori sensibilità diverse da parte degli uni e da parte degli altri, e gli autori sono stati invitati a segnalare alcuni temi, addirittura alcuni luoghi che ritenevano importanti, che auspicavano potessero poi essere ritratti all'interno del volume. Quindi si è seguito questo percorso, seppur naturalmente lasciando tutta la libertà interpretativa, credo, poi non è così, a chi doveva scattare le foto. In realtà io credo che questo libro possa anche essere utilmente letto in un altro modo, ed è quello che a volte si fa e che molti fanno anche sulla stampa quotidiana. Cioè si può prendere un'immagine a caso e osservarla con molta attenzione, cercando nella propria testa di commentarlo. Se lo si fa, io credo che in questo modo si riescono a tirar fuori alcuni, non tutti, ma alcuni aspetti importanti della nostra regione oggi, che è naturalmente una regione, lo dico in questa sede, insomma, splendida, importante, piena di ricchezze da un punto di vista, appunto, quello che è il patrimonio culturale, il patrimonio paesaggistico, e soprattutto le immagini di Silvia ce lo fanno vedere molto molto bene, perché sono immagini curatissime, quasi evanescenti, posso non irreali, assolutamente non irreali, però altre invece, come si potrà vedere, non c'è del fotogiornalismo, non sono quasi mai immagini fatte così per catturare un istante, però in realtà ci dicono qualcosa di più di chi abita e vive la nostra regione, sia in quanto Emiliano Romagnolo, sia qua in quanto ospite, studente, da turisti morti e fuggi. E per questo io credo che appunto il libro si caratterizzi, insomma, molto bene anche rispetto ad altre opere, ad altre cose che i volumi collettani che sono stati fatti su altre regioni, cioè tentativi, insomma, analoghi di raccontare una regione. Quindi questi credo siano i due aspetti. La durata nel tempo di un libro del genere, che pur parla di cose concrete naturalmente, cioè parla di quello che succede nella società, nell'economia, nei distretti, l'assessore ha fatto un accenno alla rilevanza, diciamo, di tutto questo a una regione come la nostra, ma anche appunto l'aspetto puramente artistico, dietro al quale poi si celano letture che ognuno di noi può fare. In questa sede, dovendo restare entro un tempo ragionevole e non potendo naturalmente toccare tutti i temi che si potrebbero toccare, visti gli ospiti, oltre a Silvia Nicolesi, che abbiamo con noi, e quindi Marco Valgozzi, che è uno dei più attenti analisti politici, scienziato della politica, commenta, insomma, quanto succede in questa fase complessa non solo della nostra regione, ma più in generale nel sistema politico italiano, il professor Roberto Barzani, a cui chiederei di parlare alla fine degli interventi,
uno sguardo complessivo, e quindi partirei da Marco Barbuzzi chiedendogli, nello spazio di 15, insomma 20 minuti, una cosa di questo tipo, di, a partire naturalmente dal volume, però di dare uno sguardo un po' alla nostra regione rispetto non al singolo evento naturalmente elettorale, che pure ha segnato anche in maniera forte alcuni pezzi della nostra regione, alcune città, in vista poi di un appuntamento molto importante che ci sarà come le elezioni regionali, però insomma di raccontarci un po' anche rispetto ad altri territori che cosa sta succedendo e se ancora si può parlare in qualche modo di modello emiliano, se siamo ancora, al di là delle etichette che oramai non credo serve, siano utili per la regione rossa o cose di questo tipo, però se effettivamente si può ancora parlare di modello emiliano e in cosa l'Emilia Romagna si distingue rispetto al cambiamento, rispetto ad altre regioni. Quindi darei la parola a Marco. Grazie. Bene, grazie a te Bruno, buonasera a tutti, sono molto contento dell'invito, sono molto contento di aver ricevuto il libro, ero molto invidioso degli autori che erano stati inclusi nel libro, essendo in piano romagnolo mi sono sentito escluso in parte, però mi hanno chiamato ovviamente a discutere il libro e quindi l'ho compensato con la presenza e il commento che cercherò di fare oggi sul libro, quindi a partire dalla presentazione. Il direttore chiedeva che ovviamente ciascuno di noi tirasse un filo dal libro, e il mio compito in questo caso è quello di tirare il filo politico, il filo conduttore della politica che striscia lungo tutte le pagine del libro in maniera più o meno visibile in questo volume. Il libro, do due interpretazioni generali del libro e poi entro nella domanda su cui mi ha sollecitato Bruno. L'impressione generale è che questo è un libro che parla di paesaggi, parla di passaggi di paesaggi, lo scrive Roberto Balzani nella sua introduzione, diciamo in uno dei capitoli introduttivi, lui parla di una situazione di paesaggi di flusso, cioè un flusso di paesaggi e di passaggi, e probabilmente questo è il filo conduttore che accompagna tutto il libro. È un libro che cerca di raccontare come Emilia Romagna, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue città, in tutti i suoi comuni, in tutti i suoi luoghi, ha cercato di passare o di transitare verso una nuova fase. La fase che ho visto io leggendo il libro, e questa è un'interpretazione che vi do personale ma che mi sento di condividere, è l'Emilia Romagna che entra in una fase nuova, la fase, possiamo renderla complicata, il passaggio dal moderno al postmoderno, dall'industriale al postindustriale, dal nazionale del giorno al globale, però l'impressione che mi sono fatto io leggendo tutto il libro, ovviamente compensando con le immagini che fanno da racconto, perché un'altra cosa che fa che impreziosisce il libro è il costante rimbalzo tra quello che viene detto nei contributi del libro e poi come viene raccontato dalle immagini il testo scritto. Quindi questo è un altro pregio che ho apprezzato del libro. Però l'immagine che io mi sono fatto dal libro è esattamente questa. Una regione che cerca di transitare, che probabilmente è transitata in una fase nuova, e il racconto che viene scattato con questo libro è come questa regione di Emilia Romagna è passata dalla fase moderna alla postmoderna, dalla fase nazionale alla fase globale, in cui siamo tutti inseriti, come l'Emilia Romagna è riuscita effettivamente a compiere questo salto di scala, anche questo salto di qualità e di quantità. Se c'è, non è una critica, ma se c'è di nuovo un'impressione positiva che ho avuto dal libro, che in realtà il libro, forse tranne il contributo di Bruno, racconta le fasi di transizione riuscite, come l'Emilia Romagna, dalle città emiliano romagnoli, i luoghi emiliano romagnoli sono riusciti a compiere questa transizione in maniera appunto efficace. Ha quest'occhio particolare sull'Emilia Romagna, come, quali sono le città, i luoghi che sono riusciti a compiere questo paesaggio, questo passaggio di. E quindi questo è l'aspetto interessante del libro, in maniera che guarda in maniera ottimista quella fase ottimistica, quella fase di transizione. L'invito che faccio per un volume successivo, per un tempo successivo, è di guardare anche ai luoghi che non ci sono riusciti. Ho l'impressione, in realtà non solo l'impressione, talvolta girando il territorio di Emilia Romagna, mi sono fatto anche l'idea che ci siano luoghi dimenticati, luoghi che non sono riusciti a compiere questo salto di scala, che non sono riusciti a transitare pienamente nella nuova modernità, e sarebbe interessante, addirittura più interessante raccontare anche quei luoghi che non sono riusciti a compiere questo,
passaggio, come dice l'autore, di catching up, di prendere il treno che è passato della modernità e anche di riuscire a portarlo nella direzione della stazione successiva. Questo è un libro che però ci racconta di come molte città emiliano-romagnole e probabilmente l'intera Emilia-Romagna è riuscita a compiere questo salto da una fase all'altra. Venendo alla domanda, mi sono interrogato anch'io su che cosa è rimasto del modello emiliano e del modello politico emiliano-romagnolo. In realtà la prima risposta che mi sono dato è che noi in passato eravamo abituati a pensare al modello emiliano, emiliano-romagnolo, sia al modello politico che al modello economico, come un modello unico. E quindi il modello politico che si portava dietro, si portava presso il modello economico, e il modello economico che appunto veniva in retroguardia, arrivava. Il modello politico funzionava e funzionava così bene che riusciva a trascinarsi anche il modello economico. Un'economia che funzionava, che riusciva a competere sui mercati internazionali, che sapeva innovare. Quello che noi vediamo anche da questo libro, e lo vediamo se mettiamo in contrasto il contributo di Bruno, che è il contributo più politico nella raccolta del libro, con il contributo di Franco Mosconi, che è il contributo invece che si occupa dei distretti industriali, cioè del modello economico. Se noi mettiamo insieme questi due contributi, vediamo in realtà come i due modelli, il modello emiliano-romagnolo politico e il modello emiliano-romagnolo economico, abbiano preso direzioni diverse. Il modello economico è riuscito a fare quello che dicevo prima, cioè a transitare nella situazione nuova, è riuscita a innovare, è riuscita a cambiarsi, è riuscita a cambiare pelle, è riuscita ad essere, come si dice oggi, resiliente, quindi è riuscita ad affrontare la sfida dell'economia globale rimettendosi in carreggiata, e quindi ha dimostrato di poter funzionare quasi anche senza il modello politico, mentre invece il modello politico è entrato in crisi, ha cominciato a traballare, ha cominciato a mostrare segni di difficoltà, e quindi si sono divaricati due modelli. Modello politico che va in una direzione di incertezza, quantomeno di incertezza, mentre invece il modello economico, così come emerge dal racconto, dal contributo che fa Franco Mosconi, si dedica esattamente, specificatamente sui distretti industriali, ci dice che quel modello di emiliano romagnolo è riuscito economico, è riuscito a rimettersi in carreggiata, a riprendersi, al di là del sostegno del modello politico. Il modello politico emiliano-romagnolo ovviamente era un piccolo laboratorio, sapevamo che esisteva il modello emiliano-romagnolo che era il fulcro, il centro, il cuore della cosiddetta zona rossa, delle regioni rosse. Oggi quel modello lì probabilmente non esiste più. Non esiste più per due ragioni che specifica e rende molto chiare Bruno nel suo intervento: è scoppiata la Repubblica dei Partiti, cioè i partiti e il partito in realtà che a livello emiliano-romagnolo dava sostanza al modello politico è saltato per aria, infatti la Repubblica dei Partiti è saltata per aria, quel partito della tradizione comunista, poi post-comunista e oggi Partito Democratico si è sempre più sfilacciato e probabilmente non ha retto all'urto di quella trasformazione politica che appunto aveva accompagnato questa fase di transizione. Secondo passaggio che ha messo in crisi, che ha incrinato il modello politico emiliano-romagnolo, è l'assenza, il venir meno del senso civico, della partecipazione politica, che invece era uno degli elementi fondamentali del modello politico della zona rossa come subcultura politica, era appunto quello della partecipazione di un senso civico diffuso, che nella versione, nella visione di uno si spezza, viene spezzato quel giorno del 2007 in cui a Roma, in Piazza Maggiore, scusate, a Bologna, in Piazza Maggiore, arriva il Vaffa Day con un grande grido di ribellione nei confronti della politica, soprattutto in questa regione. Il Vaffa Day era ovviamente l'incontro del Movimento 5 Stelle in cui si sanciva sostanzialmente la nascita di una forza politica antipolitica a livello emiliano-romagnolo, che ovviamente tutto questo portato dentro l'Emilia-Romagna significava andare a toccare appunto il cuore di una partecipazione politica diffusa, di un senso politico, di un senso civico diffuso, e quindi significava mettere appunto un granello di sabbia in un meccanismo che era consolidato e che aveva funzionato nel corso del tempo. Tutto questo è quindi una storia lunga. Il modello politico emiliano-romagnolo non si inclina a partire dal 2007, non si inclina a partire dal 92, è una transizione, in questo caso è un flusso, e quindi è difficile stabilire quando quel modello entra effettivamente in crisi. Sappiamo oggi che
che effettivamente le crisi, e ce lo dicono, come dire, i risultati elettorali, poi vengono anche alle regionali del 2017, del 2019 forse, del 2019, del 2020, quando noi parliamo di modello politico Emiliano Romagnolo, avevamo in mente un partito unico, un partito che era predominante, che riusciva a dettare l'agenda della politica e riusciva anche a impostare, guidare, dare un orizzonte ai processi politico-economici. Quel partito predominante non esiste più, non esiste più da un punto di vista elettorale, si è incrinato. Se lo prendiamo, prendo soltanto le ultime tre tornate elettorali importanti, le elezioni del 2013, le elezioni del 2018, le elezioni regionali, europee e regione, e nel 2019, se noi prendiamo queste tre elezioni, vediamo che il Partito Democratico è il primo partito nelle elezioni politiche del 2013, diventa il secondo partito nelle elezioni politiche del 2018 e diventa il secondo partito nelle elezioni politiche, nelle elezioni europee e regione del 2019. Quindi quel predominio non esiste più, siamo entrati in una fase totalmente nuova, il rosso si è scolorito, non connota più la politica a livello regionale, siamo entrati anche da un punto di vista elettorale. Non ricordo chi, probabilmente un'autrice parla dell'Emilia Romagna come un patchwork, in cerca di identità, e cui l'identità è data appunto dalla possibilità che è data dalla presenza di diversi luoghi che stanno tutti nel loro posto, cioè un patchwork in cui tutto fa, tutti fanno il loro svolgono il loro ruolo. Ecco, l'Emilia Romagna è diventata anche da un punto di vista politico-elettorale un patchwork multicolore. Lo abbiamo visto nelle elezioni ultime che abbiamo affrontato, elezioni amministrative e anche elezioni europee, dove l'Emilia Romagna si è colorata variamente, diversamente. Sappiamo che si è colorata di verde, di blu, azzurro-verde, blu-verde tra Ferrara e Forlì, si è mantenuta un colore rosso-rosastro tra Reggio Emilia, Modena e Cesena, però è diventata una società appunto una politica multicolore, dove non esiste più un unico colore che connota politicamente l'Emilia Romagna. Tutto questo ovviamente ci porta alla sfida delle prossime elezioni regionali, quindi su questa, perché noi affrontiamo, entriamo esattamente, siamo all'interno di un contesto politico in cui nulla può essere dato più che scontato. Ogni volta lo ripeto, parlando appunto del modello politico Emiliano Romagnolo, continua a ribadire che non esiste più nessun modello politico Emiliano Romagnolo, nel senso quell'idea di subcultura rossa, di modello politico è scomparsa, e continuare a guardare o a interpretare la realtà politica con quel tipo di occhiali, con quel tipo di lente di ingrandimento ci porta fuori strada, cioè ci fa guardare una realtà che non esiste più, mentre invece ci fa perdere di vista aspetti che sono ancora, probabilmente ancora più interessanti rispetto a quelli che guardiamo, e quindi dovremmo guardare anche la realtà politica in maniera, in regione, in maniera profondamente diversa. La sfida che vedo a livello regionale è ovviamente una sfida totalmente aperta, i risultati delle ultime elezioni ci dicono esattamente questo, ci dicono che se noi guardiamo le elezioni regionali il primo partito in regione è la Lega di Matteo Salvini, se guardiamo il voto amministrativo, cioè nei comuni, il Partito Democratico continua ad essere a livello amministrativo il primo partito, e siccome le elezioni regionali sono un ibrido, cioè un'elezione che si colloca a metà strada tra l'elezione di stampo nazionale e l'elezione di stampo amministrativo, capire esattamente se prevarrà la logica nazionale, se invece prevarrà la logica amministrativa, è complicato. Le elezioni regionali si collocano esattamente a metà strada. L'impressione che ho è che per capire quale ibrido prevarrà, cioè l'ibrido che prevale sul nazionale, l'ibrido che prevale invece sull'amministrativo, dovremmo vedere invece come i leader politici imposteranno la loro campagna elettorale. E quindi se la Lega o il centrodestra sarà capace di mettere, di battere sul tappeto, sull'agenda politica, i grandi temi, le grandi tematiche su cui ha vinto, su cui è riuscita a convincere buona parte degli elettori, quindi di impostare anche le elezioni regionali come se fosse una campagna elettorale nazionale, quindi grandi temi a partire dalla sicurezza, a partire dall'immigrazione, su cui ovviamente le vele del centrodestra si gonfiano, o se invece dall'altra parte il leader e comunque gli esponenti del centro-sinistra riusciranno a portare il più possibile la campagna elettorale su un tema appunto di amministrazione. Quando il centro-sinistra riesce a fare questa operazione, riesce ad impedire che la campagna elettorale svicoli sul piano nazionale, venga mantenuta il più possibile coi piedi per terra sul territorio, a quel punto c'è margine
di competizione, margine di contendibilità tra il centrodestra e il centrosinistra. Da questo punto di vista la partita elettorale, altrimenti non saremmo ancora una regione rossa, non lo siamo più, è completamente aperta. Quindi ci avviciniamo alle prossime elezioni con 50 e 50 di possibilità tra centrodestra e centrosinistra. Vedo molta più difficoltà per il Movimento 5 Stelle, perché ovviamente al di là di quella presenza fisica in Piazza Maggiore del 2007 poi 2009, quella presenza fisica è una presenza fisica che vale molto nel virtuale, nel digitale, mentre invece quando il Movimento 5 Stelle cerca di radicarsi territorialmente e l'elezione regionale ha bisogno di un radicamento territoriale, il Movimento 5 Stelle entra in crisi e comincia a traballare. Ultima nota finale, e torno in parte sul modello emiliano politico emiliano romagnolo, perché mi sono interrogato su che cosa il modello politico emiliano romagnolo ha contribuito, ha dato alla storia italiana, in particolar modo alla storia del centro-sinistra, e se noi la guardiamo in prospettiva, in realtà ha dato almeno due suggerimenti, ha dato due contributi alla storia del centro-sinistra nazionale. Il primo è il buon governo locale. Nel momento in cui, usciti dalla seconda guerra mondiale, il centro-sinistra, il Partito Comunista in quel caso, non era chiamato, era impossibilitato a far parte delle compagini di governo nazionali, si è dedicato in maniera possente, in maniera impegnativa, sul buon governo locale. Quindi è vero che noi siamo per convenzione esclusi dal governo nazionale, ma vi facciamo vedere che siamo comunque capaci di governare, siamo capaci di esprimere un buon governo, soprattutto a livello amministrativo locale. Quindi quella è stata una prima risposta del modello politico emiliano-romagnolo. La seconda risposta è arrivata in quella fase del crollo della Repubblica dei partiti, 92-94, in cui da Bologna, dall'Emilia-Romagna, incomincia a nascere qualcosa di nuovo per il centro-sinistra, che è l'Ulivo. L'Ulivo è stata una risposta alla crisi della sinistra, non solo alla crisi della sinistra, ma alla crisi dei partiti che crollano tra il 92 e il 94. Da Bologna incominciano a tirare fuori dal taschino questa carta, che è appunto la carta dell'Ulivo, che è una carta impegnativa, che cercava di mettere insieme diversi riformismi, e però quello è un grande contributo che arriva dall'Emilia Romagna alla storia del centro-sinistra. Quindi in due fasi complicate per la sinistra arrivano due contributi rilevanti, importanti, forse anche decisivi per la storia del centro-sinistra. Chiudo con un interrogativo che vale anche per me, nel senso cerco di interrogarmi anche oggi di fronte alla crisi della sinistra: mi piacerebbe vedere dall'Emilia Romagna qualcosa di nuovo, cioè che l'Emilia Romagna ritornasse e riuscisse ad essere un laboratorio per la nuova sinistra, comunque per il centro-sinistra, però mi guardo attorno e questo non lo vedo. Non vedo quell'elemento di riflessione culturale che aveva accompagnato la fase del 92-94, non vedo quello sforzo, pur rimanendo però uno sforzo inerziale, di buona amministrazione locale, quindi mi interrogo, spero che ovviamente anche a livello emiliano-romagnolo, magari non oggi, magari dopodomani o domani, riuscissimo tutti noi a trovare la carta vincente, comunque far partire o far ripartire, se serve, una visione di centrosinistra, partendola, facendola partire, immaginandola soprattutto da questa regione, perché in passato ce l'ha fatta e non vedo perché non possa farcela più. Grazie Marco, anche perché sei stato bravo, sei rimasto nei tempi, hai toccato tantissimi temi e penso che almeno da questa parte del tavolo, ma forse anche dall'altra parte del tavolo, verrebbe voglia, insomma, di, no? di replicare, acquisce. E magari alla fine cerchiamo, se possibile, di fare un rapidissimo secondo giro e poi se c'è qualche intervento, qualche domanda del pubblico nel limite dei tempi, molto, molto volentieri. Adesso invece darei la parola a Silvio Presine, pensando a questo, cioè che il lavoro di Marco Balduzzi, che io conosco, insomma, abbastanza bene, perché il mio lavoro mi obbliga, come dire, a leggere noiosissime analisi di flussi elettorali pieni di dati, grafici, illeggibili, per fortuna accompagnati da note esplicative, e è un lavoro naturalmente anche molto tecnico. Lui è molto bravo, come avete sentito, nel tirare un po' le fila e nel rendere comprensibili anche non detti lavori, però è un lavoro molto tecnico, che probabilmente a me piace perché lo fa, ma può risultare forse anche noioso. E il professor Balzani, insomma, essendo uno storico,
invece ha uno sguardo molto attento sulla politica contemporanea e poi va però anche, diciamo, di lungo periodo, e quindi forse è un taglio ancora diverso. Diversissimo naturalmente per il lavoro che fa Silvio, è il suo modo di guardare alla realtà, e quindi mi piacerebbe, come dicevo prima, innanzitutto che ci raccontasse qualcosa su questo lavoro specifico e più in generale sulla sua esperienza di lettura della realtà, che dal mio punto di vista la mette in una posizione privilegiata, no? Perché io, che non faccio il fotografo, mi immagino un fotografo che ha diciamo l'incarico di rappresentare in maniera artistica, come vediamo se guardiamo le immagini che scorrono, alcuni pezzi, insomma, di una realtà seppure circoscritta, con una certa tranquillità, no? Nel senso che parte, diciamo, devo fotografare questo, mi metto lì, passo un giorno o due, faccio e lavoro su questo, e poi nel fare questo veramente incontra persone, ha problemi, non la fanno entrare dentro a una determinata area da cui vorrebbe, con il suo cavalletto e la sua macchina a grande formato, mi immagino io, fare quelle immagini. Per cui, insomma, mi piacerebbe qualcosa su questo. Grazie. Grazie per questa introduzione, perché mi fa pensare all'avventura di un fotografo di Italo Calvino, no? Lui cerca di immaginarsi proprio la giornata di un fotografo. E sì, più o meno andava così. Intanto vorrei ringraziare l'Istituto dei Beni Culturali, Roberto Balzani, Laura Moro e specialmente Claudia Collina, perché è quella che si è dedicata alla parte più faticosa del lavoro, che è stata quella di mettere in relazione gli autori, diciamo, dei testi scritti con noi tre fotografi. Non è stato semplice, perché intanto c'era poco tempo, perché non ricordo che il libro doveva uscire tassativamente prima di Natale per vari motivi, e poi perché ogni autore ha giustamente diciamo, selezionato anche il discorso che facevi tu prima sui luoghi. Ricordo che non è stato semplice, ci sono stati vari cambiamenti di luoghi, quindi probabilmente ci sono luoghi che forse nella prima versione dei testi poi non sono comparsi dopo. E quindi noi abbiamo atteso, dividendoci la regione, diciamo, in alcune parti. Io sono dedicata prevalentemente alla Romagna, con alcune punte a Ferrara e nel Bolognese. E intanto, diciamo, sono stata molto felice di questa richiesta per due ragioni. Prima di tutto perché BBC ha fatto lavorare in passato autori enormi come per tutti Luigi Ghirri, quindi venire dopo diciamo, progetti fatti da lui per questo istituto è assolutamente un fatto di onore. E in secondo luogo perché questa serie di foto in fondo si iscrive in un progetto che sto portando avanti da tempo. Io sto lavorando negli ultimi anni sul paesaggio italiano, diciamo dal 2013 al 2015 ho fatto un grosso progetto sui paesi abbandonati, che ho anche presentato con la dottoressa Moro a Roma qualche anno fa, e quindi ho viaggiato tutta l'Italia, e negli ultimi due anni invece sto lavorando su luoghi dell'Italia che hanno un fascino particolare ma che non sono noti al grande pubblico. Quindi alcuni dei luoghi che mi è stato chiesto di fotografare erano già, diciamo, nella mia agenda, nel mio taccuino, nell'elenco dei soggetti che avrei voluto fare, quindi è stata un'occasione in più per esplorarli. E ovviamente andare con la richiesta dell'IBC e non personalmente, diciamo che ha tutta un'altra reazione. Detto questo, come dicevo, il tempo non era molto, quindi diciamo che abbiamo lavorato abbastanza intensamente per circa un mese. Ovviamente quando si parla di fotografia nascono tutta una serie di questioni. Di fronte alla richiesta, la mia prima domanda è stata: abbiamo dei vincoli, o abbiamo totale libertà nella realizzazione? E giustamente ci è stato risposto: no, siete degli autori, quindi siete totalmente liberi. E per me questa era una condizione fondamentale per portare avanti il lavoro, perché è vero che, diciamo, le immagini sono l'occhio degli autori. Diciamo, noi ci siamo trasformati nella parte visuale del
testo, quindi ci doveva essere una certa simmetria, però è anche vero che come autore io devo avere la totale libertà di rappresentazione senza violare ovviamente il senso dell'immagine, ma non devo avere vincoli. E proprio qualche giorno fa parlavo con un autore che stimo tantissimo, che è Guido Guidi, che ha fatto tantissime committenze, e lui diceva: io ho sempre fatto quello che volevo, altrimenti non accettavo. Quindi questa credo che sia una posizione importante. Quindi diciamo che con queste premesse per me è stato assolutamente bello e diciamo perfettamente in linea con le mie ricerche precedenti esaudire le richieste degli autori, anzi sono grata ai vari autori che hanno individuato dei luoghi, anche luoghi che non conoscevo. Per esempio io a Forlì ho scoperto a Forlimpopoli il museo archeologico Tobia Aldini, che è un museo meraviglioso che nessuno conosce, e quindi insomma è stata per esempio l'occasione quella per individuare un luogo assolutamente unico. O per esempio non so se lo conoscete, in un libro compare il Museo Guattelli, Ettore Guattelli di Ozzano Taro, provincia di Parma. Questo è un luogo straordinario, un signore che per tutta la vita è un maestro elementare, con questa passione per gli oggetti quotidiani, e quindi andava nelle case di campagna a raccogliere oggetti quotidiani, dagli ombrelli ai le zappe, ai martelli, scarpe rotte, e poi le metteva nella sua casa, installandole in, diciamo, in modi che erano assolutamente artistici, in maniera totalmente involontaria. E, ecco, questo poi mi chiede effetti, diciamo, questo luogo poteva essere, cioè, è uno dei tanti che rappresenta un certo tipo di interesse culturale in Emilia Romagna, ma in Italia in generale, quindi questo è un esempio. Mi pare che nella selezione dei luoghi ci sia stata proprio questa ricerca dell'unicità, della assoluta peculiarità di quei luoghi. Penso per esempio alla Biblioteca Malatestina di Cesena, questo è un luogo unico, non credo che in Italia ci siano altre biblioteche che rispondano a quelle caratteristiche di conservazione, di diciamo, antichità, addirittura con i libri ancora perfettamente conservati. E quindi diciamo che c'è stata una selezione assolutamente, che ho trovato assolutamente appropriata non solo alla, a quella che era la mia idea dell'Emilia Romagna, ma anche alla mia idea dei luoghi particolari e assolutamente unici dell'Emilia Romagna. Per quello che riguarda diciamo proprio il discorso fotografico, prima ho chiesto agli altri presenti al tavolo se potevo parlare di una particolarità delle mie immagini. Se avete visto, insomma, sono tre autori con tre sguardi sicuramente molto diversi gli uni dagli altri. Per quello che mi riguarda, quindi il mio modo di lavorare è un modo di diciamo, idealizzare il luogo. E se avete notato, a parte in due immagini, non ci sono mai persone. Perché la mia idea è quella di rendere il luogo ancora più ideale, cioè lo vedo, lo registro mentalmente, poi cerco di restituire quell'immagine attraverso la fotografia. Ovviamente nello scatto di per lì non è possibile quasi mai, perché sono luoghi comunque visitati, sono luoghi magari non si trova il punto di vista giusto per ottenere l'immagine. Quindi quello che intendevo chiedere era se potevo parlare del fatto che c'è per esempio molta post-produzione, ci sono molti interventi, per esempio il Tempio Malatestiano di Rimini è un luogo che non può essere fotografato nel modo in cui l'ho fatto io, perché è continuamente attraversato da tantissime persone, non c'è uno spazio sufficiente per poter fare una foto, perché è molto ampio e davanti a un'altra costruzione. Quindi per esempio quell'immagine è una, un montaggio di tante immagini, quindi è una semplice fotografia finale che sintetizza però un lavoro molto più complesso. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, c'è molto lavoro anche di costruzione, forse anche di interpretazione. Nel mio modo di vedere, la mia interpretazione è sempre molto semplice, cioè pensare anche all'architetto che ha costruito quel luogo, come lo voleva far vedere. Quando la Biblioteca Malatestiana
per tornare a questo soggetto, non può essere fotografato in altri modi che dal centro, perché ha una simmetria, una specularità che diversamente non verrebbe, diciamo, valorizzata. E quindi siamo passati dalle costruzioni artificiali ai paesaggi, che è stato bello anche, diciamo, nella parte appunto scritta da Claudia Collina, fotografare per esempio i luoghi di Atrium, del ventennio fascista, per esempio a Forlì c'è l'asilo Santarelli, che è un luogo vicino a casa mia, è chiuso tantissimi anni, ho sempre voluto vederlo e fotografarlo, grazie a questa occasione ho potuto visitarlo e fotografarlo. Oppure il teatro di Villaltro Vanni di Bologna, un altro luogo incantevole, assolutamente, non so, poi i bolognesi però sono così, così noto al grande pubblico. Anche in questi casi ho sempre lavorato sulla pulizia dell'immagine, proprio per restituire quella che per me è una sintesi di identità del luogo, e quindi dove non c'è bisogno di persone, di altri elementi. E, vorrei chiudere, diciamo, con un aneddoto. Diciamo che è successa una cosa un po' particolare quando una delle richieste era del professor Franco Farinelli, tra l'altro sono molto felice che lui fosse presente in questo volume, anche perché il professore con cui mi sono laureato, quindi insomma è stato un ritorno per me molto importante, e fra le richieste c'era appunto l'appoderamento centuriato, che è una reminiscenza dall'esame di geografia, mi sono ricordata, quindi dopo varie consultazioni ho trovato una zona nella campagna tra Forlì e Faenza dove c'era questa divisione di epoca romana, insomma, se non sbaglio. E l'unico modo per fotografarla era fotografarla dall'alto, quindi ricorrendo allo strumento che oggi va per la maggiore, il drone, di cui ero totalmente ignorante riguardo alla, diciamo, alle questioni legali, e le ho scoperte un giorno delle fotografie, perché appunto abbiamo trovato una persona, che c'è sempre la questione del tempo, del poco tempo a disposizione, e quindi non era possibile chiedere i permessi perché necessitavano di molto più tempo di quanto ne avevamo a disposizione. E quindi ho trovato una persona che aveva un drone che lo sapeva usare, abbiamo trovato la zona giusta, era una zona fondamentalmente di campi e qualche casa. Una volta lanciato il drone, se avete presente, quindi lui scompare a un certo punto, proprio si ha un tablet dal quale lui si governa, ma improvvisamente è uscito un signore da una casa di campagna che ha cominciato a farci un sacco di domande, tutta la scena del drone che veniva lanciato, perché oggettivamente il drone è un oggetto, insomma, Farinelli l'ha definito l'occhio alato di Leon Battista Alberti, è un oggetto che può spiare e fare qualsiasi cosa, vedere qualsiasi cosa. E quindi questo signore ha cominciato a chiederci cosa facevamo, se avevamo i permessi, guarda, stiamo facendo un lavoro, insomma, una foto dall'A, no, insomma, era molto sospettoso. E quindi, insomma, veramente sospettoso tanto che ha chiamato i carabinieri. Noi siamo riusciti a, insomma, fare le foto e andare via, e aveva preso già il numero di targa, e quindi siamo saliti in macchina, eravamo in tre, c'era anche Bacciocchi, l'altro fotografo, e mentre andavamo via abbiamo incrociato la macchina dei carabinieri, ma in quel momento i due carabinieri stavano parlando fra di loro e non hanno notato che la macchina bianca che era stata segnalata era la nostra, quindi diciamo siamo dei sopravvissuti alla... abbiamo speso i nomi degli vicini della regione, ma non adesso è tutta zero, comunque è andata bene. Diciamo che questi eventi capitano all'ordine del giorno, soprattutto quando, insomma, l'occasione dei paesi abbandonati mi è capitata anche di peggio, però insomma, questa era un'occasione molto più formale. E no, concludendo, devo dire appunto che è stata un'esperienza molto, molto, per me molto importante, molto significativa, e diciamo non mi occupo molto di lavori su committenza, ma in questo caso, come dicevo, si intersecava benissimo con progetti che sto già seguendo, quindi è stata per me un'occasione, anzi molto, ringrazio di nuovo, importante per andare avanti. Grazie. Allora, io a questo punto darei senz'altro la parola a Roberto Balzani, che
progetto, no? Almeno, e poi anche qualche reazione nei limiti dei soliti 15-20 minuti rispetto alle cose che sono signore. Grazie. Grazie, e penso avrete capito dal, diciamo, dagli interventi di oggi che anche in questo caso l'IBC ha inteso fare delle presentazioni come delle altre cose non formali, nel senso che entriamo nel merito delle cose con opinioni che naturalmente sono oggetto di riflessione, di dibattito, e questo perché penso che l'istituto dei beni culturali, così com'è la sua natura, debba in qualche modo riportare il tema del dibattito culturale nel cuore dello spazio urbano, e questo è uno di quelli, come diciamo, la regione ha poi pensato nel momento in cui l'ha creato fondamentalmente. L'idea è un'idea diciamo, apparentemente semplice. La regione non aveva un oggetto da dare durante presidente, la giunta, non c'era un oggetto da col quale omaggiare le persone che venivano a, quando vengono a trovare per spiegare cos'è la regione Emilia Romagna. E allora l'idea è stata quella di fare una cosa non convenzionale, cioè non la solita cosa diligente dove si parla delle eccellenze dei territori, come più o meno fanno tutti quanti, ma provare a fare una diciamo, un libro a più voci nel quale è chiaro qual è il tema complessivo, ma poi naturalmente ognuno scrive quello che gli pare e nessuno ha niente da dire su quello che scrive, ecco, questo è chiaro che è stato il patto, proprio perché eravamo convinti che la regione Emilia Romagna avesse un potenziale espressivo e una capacità di racconto ancora degli ultimi anni, non di quello che è stata l'Emilia Romagna 50 anni fa, no, l'Emilia Romagna di oggi ha una necessità di narrazione inespressa, per cui basta buttare l'amo e viene su della roba, diciamo così. E questo è un po' la sfida del libro. In effetti, avessimo avuto 20 autori, 30 autori, sarebbe venuto fuori di tutto. E certamente c'è un'idea di fondo, e questa è l'idea che la regione, come diceva Marco, è una regione di flussi e di trasformazioni, non nasce come una regione sedentaria di contadini, diventa una regione di una civiltà in perenne movimento che la stravolge, e diciamo che questa grande trasformazione avviene negli ultimi 70 anni, è diventata clamorosa negli ultimi 50. E quindi è chiaro che tutto l'immaginario fotografico che noi avevamo alle spalle, anche della regione, pensiamo a Strand Zavattini, pensiamo a Rimini Minghini, pensiamo ai fotografi di paesaggio, che abbiamo una grande serie prestigiosissima, in realtà rappresentavano un luogo e uno spazio che non c'è più, che noi abbiamo presente nella nostra cultura giustamente, ma che è completamente stato stravolto dalla postmodernità, la vogliamo chiamare così, o comunque dalla condizione in cui viviamo. Per cui l'idea era anche quella di legare a questa riflessione anche una nuova campagna di immagini che fossero di supporto a una lettura della regione, cosa che l'istituto in questo caso non faceva da un po' di tempo, ha fatto sempre, per la verità, e quindi noi in questo caso abbiamo, sia pure con mezzi molto più limitati di quelli di un tempo, rinnovato questa che era una tradizione dell'istituto. Quindi abbiamo fatto un'operazione che chiamiamo anfibia, da un lato un prodotto che, essendo anche in inglese, si presta a una lettura per persone che vengono dall'esterno e quindi hanno bisogno di capire la regione in una maniera, diciamo, non istituzionale, diciamo così. Dall'altra parte anche rimanendo fedeli a quella che è un'impronta culturale di dibattito che la regione ha sempre poi cercato di alimentare, la stessa regione Emilia Romagna, con la creazione dell'Istituto dei Beni Culturali, in particolare non solo, naturalmente.
E quindi questo è un po' stata la chiave. E secondo, e poi naturalmente abbiamo pensato anche un'altra cosa: il libro c'è, ma è anche sul sito dell'istituto, per cui è scaricabile free, quindi disponibile a tutti come anche elemento di confronto. E poi abbiamo pensato che queste presentazioni potevano essere occasioni per ritornare su questi argomenti e anche, perché no, per cercare di capire anche come andare avanti, cioè se da questi, come dire, primi solchi tracciati si potevano poi trarre elementi per le riflessioni. Quindi diciamo che Marco Valbruzzi l'abbiamo recuperato anche in una, come cavia, diciamo, per altre direzioni. Quindi questo è stato il ragionamento. Devo dire, la regione è stata estremamente liberale, perché è ovvio che non si tratta di un libro, che è un libro che è fatto comunque per una, anche uno scambio istituzionale, ma molto liberale, perché l'impianto è stato totalmente condiviso senza alcun vincolo, senza alcun vincolo di tipo di controllo, diciamo. Quindi direi che già questo solo fatto dà un'idea di una condizione assolutamente privilegiata, ecco, nella quale ci siamo trovati a lavorare, che non è normale, conoscendo altri contesti posso dire che non è affatto normale. Detto ciò, volevo fare alcune riflessioni anche sulle cose che diceva Marco, perché indubbiamente la regione Emilia-Romagna ha, noi siamo sempre presi dal dibattito sul modello, che peraltro non è un argomento di questo libro, proprio perché il modello secondo noi è qualcosa di andato, cioè qualcosa che è nella storia dell'Emilia-Romagna, ma non è più nell'attualità dell'Emilia-Romagna. Quindi questo è chiaro, noi non facciamo, non c'è nessun saggio sul modello emiliano, sarebbe stato fare un libro di storia, ma noi invece volevamo fare una specie di analisi dell'attualità da raccontare ai nostri cittadini, perché noi siamo un po' convinti che normalmente ci raccontiamo una storia di 50 anni fa e viceversa i cittadini mediamente vivono in una modernità completamente diversa e non hanno chiavi di interpretazione per capire quello che sta loro intorno. E quindi dopodiché si affidano naturalmente a letture di ogni tipo, non per orientare, intendiamoci bene, non per orientare le opinioni, ma per dare degli elementi di riflessione, dopodiché ognuno decide con la sua testa, questo sia chiaro, tant'è vero che le opinioni qui espresse sono di vario orientamento, come anche Marco ha notato, per quanto certamente tendenti a spiegare come mai una regione come questa rimane una delle regioni di testa di questo paese. Questo sì, legittimo orgoglio comunque per un successo di tipo economico-sociale che innegabilmente la regione, con poche altre regioni del paese, rappresenta. Noi, la Lombardia, lo sappiamo, il Veneto, il Parma, la Toscana, con 3-4 realtà del paese. Detto ciò, c'è indubbiamente un perché torniamo a parlare del modello sempre, perché poi ci incagliamo in continuazione. Perché c'è una peculiarità di questa regione che viene condivisa solo con la Toscana, mi sembra, e con l'Umbria, ma l'Umbria conta meno, e cioè che questa regione non ha mai cambiato governo negli ultimi 50 anni, mai. Viceversa, tutte le altre lo hanno fatto in maniera diversa, quasi cambiando opinione ma non tanto, però diciamo che le discontinuità ci sono state. E perché questo, diciamo, in questi 50 anni non è avvenuto, secondo me, pur essendo cambiata profondamente la società emiliano-romagnola dal punto di vista produttivo, organizzativo e della mente dei suoi abitanti? Non l'ha fatto perché la stessa idea di regione dopo il 1970 creata in questa regione ha avuto una profilatura dal punto di vista
della progettualità dell'autonomismo regionale del tutto peculiare rispetto alle altre regioni, non per il modello, ma perché altre regioni hanno pensato a costituire un ente amministrativo. Qui negli anni 70 l'idea era quella di costruire un'idea diversa della Repubblica che avrebbe dovuto poi estendersi, una Repubblica delle autonomie che sostanzialmente in questo paese è stata tentata e poi fallita. No, per cui è rimasta così a pelle di leopardo, in parte realizzata, in parte no. Questo è un elemento di cui secondo me bisogna tenere conto, perché la rottura di questo equilibrio è una rottura degli aspetti, chiamiamoli così, non solo politici, ma anche di, diciamo, organizzazione territoriale che stanno dentro l'Emilia Romagna, che come sappiamo è una realtà difficilissima da tenere insieme, perché non viene come la Toscana da un antico regime, stato di antico regime che organizza il territorio, o come la Lombardia da una capitale che organizza il territorio, ma viene da un corollario di città, di municipi che sono molto complicati da tenere insieme, da far convivere, e che hanno avuto in questo collante di progetto, chiamiamolo così, autonomistico regionale, la loro ragion d'essere nel corso di questi 50 anni, indipendentemente dal fatto che poi questi singoli municipi fossero governati da sinistra o da altre cose, cioè sono stati alla fine dentro questo grande contenitore. Questo aspetto secondo me è un argomento affascinante, perché indubbiamente non c'è semplicemente una, non ci sarebbe, diciamo, non c'è in palio semplicemente una maggioranza che cambia, ma c'è proprio un'organizzazione territoriale di tipo subculturale politico negli anni 70, poi di tipo prevalentemente economico-amministrativo negli anni 80-90, che perderebbe un centro, e ovviamente ci dovrebbe essere un altro gruppo politico, un centro politico in grado di proporre un altro sostitutivo, questo è evidente, no? Ma sostitutivo internamente alla regione, non esternamente, perché altrimenti la regione diventerebbe una specie di insieme di feudi municipali, tornerebbe a questa realtà che in fondo era quella della quale proveniva. Questo è un argomento affascinante, primo. L'altro argomento che trovo affascinante è quello relativo a quello che si chiama l'elemento che nell'accezione negativa si chiama consociativismo e in quella positiva cooperativismo della regione. Cosa voglio dire? Che in questi 50 anni è successo anche una cosa strana, e cioè che le componenti moderate della società emiliano-romagnola sono state integrate nel progetto regionale. Hanno trovato il loro spazio per molti anni. Quindi piano piano, soprattutto dopo il 1970, c'è stata questa sorta di creazione di sistemi di potere misti. Pensiamo al sistema delle fondazioni delle case di spazio, totalmente in mano al centro politico extracristiano, tanto per dirne uno. Questo dall'antica Prima Repubblica, e dall'altra parte cooperativo con la realtà amministrativa che era di altro segno, Camere di Commercio, IRE compatanti, eccetera, eccetera. Questo modello, che è stato cooperativo nella sua forma nobile e consociativo nella sua forma ignobile, perché c'è stata anche la forma ignobile, naturalmente, quella degenerativa, clientelare, le due sono sempre in qualche modo in lotta fra di loro, quindi non c'è più, perché il cosiddetto mondo moderato che era stato assorbito nel mondo, nel modello regionale, ha ripreso autonomia politica, è politicamente autonomo, separato, ma non propone in questo momento un progetto regionale, c'è un progetto nazionale
ovviamente, ma non c'è un progetto regionale. Quindi è un argomento interessante nel dibattito. Ecco perché, anche per questi motivi che sono di analisi, poi non so fino a che punto condivisibili, mi piacerebbe poi eventualmente fare un secondo giro o anche sentire il pubblico in proposito, andare ad analizzare, vedendo le cose che hanno funzionato, quelle che hanno funzionato bene, meno tutto il sistema di questi flussi regionali che si sono sedimentati negli ultimi anni, è veramente interessante per capire se è possibile un nuovo modello regionale sia per l'area di centro-sinistra oppure per l'altra parte, una proposta, oppure se in qualche misura qui siamo al capezzale di una stagione di autonomismo regionale nobile che è durata 50 anni e che finisce. Questo lo lascio alla riflessione. Sollecitazioni anche rispetto a quello che potrà, dovrà, forse capiterà, insomma, succedere a breve, comunque a un certo punto accadrà, e mentre ascoltavo, insomma, pensavo, mettevo insieme le cose degli interventi precedenti. Tu hai parlato di autonomia, questo è un altro grande tema, anche rispetto alla posizione del tutto, diciamo, particolare e diversa rispetto alla Lombardia e al Veneto che la regione Emilia-Romagna sta tenendo. Questo è un tema credo decisivo e per la regione e per le altre regioni. Però certamente sarebbe molto interessante ripensare, riguardare a quello che è successo dal 1970 in poi in questa regione e che ha, al di là del modello emiliano e della sua tradizione politica, però ha sicuramente caratterizzato questa come una regione, tu hai detto, di testa, insomma, di punta. Io nel mio intervento provo a dire questo, cioè non nego i problemi che naturalmente ci sono e che d'altra parte derivano anche da quello che il centro fa o non fa per le regioni. Questo naturalmente è un grande tema ed è anche un tema molto, molto concreto, insomma, e quantificabile, ma al di là dei problemi io credo che se si dovesse spiegare in poche parole, in poche battute a uno straniero che passa dalla nostra regione e che si ferma solo un paio di giorni, quali sono, insomma, le caratteristiche di questo luogo, di questi territori, degli aspetti culturali che ci auguriamo possano essere apprezzati, perché si muove, spero, non soltanto così a Volpuccello in qualche alloggio Airbnb e con qualche volo Ryanair per poche ore, visto che lo vediamo anche dalle cose che sono state dette prima, i luoghi belli sono veramente tantissimi, però è che questa regione nonostante tutto tiene, no? Cioè i vari aspetti del vivere, pur risentendo una carenza di risorse, però riescono a tenere e riescono comunque a rappresentare ancora dei punti di riferimento. Non mi piace dire dell'eccellenza, perché quando si parla di eccellenza si pensa sempre, ci sono anche quelle, però si pensa sempre a qualcosa di piccolino e di straordinario. Queste cose ci sono anche le donne, le conosciamo, ma non valorizzate, speriamo che possano continuare nel tempo, spesso si appoggiano agli interventi dei privati. Naturalmente, però a livello sistemico io credo, per esempio guardiamo la nostra sanità, nonostante i tanti problemi che ci sono anche per chi lavora dentro la sanità, si possa guardare con soddisfazione anche con un pochino di orgoglio quello che succede in Emilia Romagna. Abbiamo ancora un pochino di tempo, io vorrei intanto capire se c'è da parte del pubblico la voglia di fare qualche domanda, di fare qualche intervento, anche per poi dosare un eventuale secondo giro di tavolo. Mi sembra che gli spunti siano venuti fuori.
se c'è, si manifesti, nel senso che cioè, il tempo lo abbiamo, se invece no, io non voglio minimamente forzare la mano, e in questo caso, poi magari vengono appunto in un secondo tempo, chiederei a cominciare dalla storia che credo abbia avuto diverse sollecitazioni dagli interventi di dire due parole e poi a seguire. Grazie. E sì, sono talmente tante le sollecitazioni che evito di prendere, perché altrimenti qui temo che si farebbe una certa ora, si è già fatta una certa ora, per cui ecco, la dimostrazione di quello che è stato questo piccolo confronto, perché questo è un confronto di idee, di quello che dicevo all'inizio, che questo è un lavoro che merita uno sviluppo e appunto ho detto, può tracciare diversi link, aprire diversi link, diversi ragionamenti, riflessioni, molte delle quali condivido, gran parte delle quali condivido, soprattutto anche sulla parte politica e di analisi che è stata fatta. Altre cose potremmo aggiungere. A me verrebbe da dire che era inevitabile che a un certo punto anche l'Emilia Romagna fosse coinvolta con una trasformazione, un cambiamento. Cioè, forse anzi ha anche resistito a lungo a questi cambiamenti, perché 70 anni dal dopoguerra, e poi anche i cambiamenti intervenuti anche negli ultimi 50 anni sul fronte delle regioni. Ora è ovvio che l'Emilia Romagna, lo dicevo prima sottovoce a Roberto, è ovvio che l'Emilia Romagna fa più notizia, perché comunque c'è stata una continuità politica assolutamente molto più robusta di qualunque altra regione in Italia. Però se noi guardiamo alla Lombardia, che viene nell'immaginario collettivo, la Lombardia è tutta quanta leghista, tutta quanta verde, l'orda verde, la Lombardia è un patchwork politico quanto l'Emilia Romagna. Non è vero che la Lombardia è tranne tre province, il resto invece molto più variegato, c'è una presenza anche del centro-sinistra, e noi ci siamo entrati nella storia italiana forse con un po' più di ritardo, ma ci siamo entrati. Noi era un'anomalia, quella che era una classica anomalia. È inevitabile perché, diciamo così, credo che, ora appunto non voglio qui affrontare, se apro questo articolo, guardate, parliamo davvero tanto, ma insomma. Però la caduta di quello che era un cemento ideologico, nel bene come nel male, che ha tenuto anche dal punto di vista della tenuta sociale, della coesione sociale, il modello dell'Emilia Romagna era un modello di coesione sociale in definitiva, fondamentalmente. Un modello di coesione sociale in cui in qualche modo davvero si era riuscito a creare quell'equilibrio, quel patto fra categorie, fra classi sociali, fra categorie economiche, che era assolutamente innovativo rispetto a tutto il resto del paese e che ha tenuto molto più a lungo. In cui non dal punto di vista organizzativo, l'influenza e il condizionamento del cooperare, non in quanto cooperazione legata alle cooperative, cooperative eccetera, ma il cooperare come elemento culturale dei rapporti fra le persone, fra le relazioni tra gli individui, che avevano poi evidentemente anche una ricaduta sul piano politico, sul piano economico, sul piano, ma il cooperare che è l'essenza di questa regione, della storia stessa di questa regione, è stato quello che ha determinato un'idea di patto di coesione sociale che ha saputo rinnovarsi nel corso dei decenni e che probabilmente adesso è arrivato ad un momento di crisi, non so se di maturità o meno, ma sicuramente di crisi. È esploso un po' il meccanismo della coesione sociale, nel senso che è venuto meno anche. Non siamo riusciti a rinnovarlo come abbiamo saputo rinnovarlo nel corso dei decenni. Perché? Perché probabilmente è venuto meno anche un cemento ideale, non solo ideologico, anche ideale, di principi, di valori, che permangono sicuramente nella società emiliano-romagnola, che hanno cominciato però a essere erosi, e nell'erodersi naturalmente, diciamo così, è diventato tutto più fluttuante anche il sistema del consenso. Cioè, vuol dire, è stato clamoroso vederlo
visto che stiamo sull'attualità, la sera della domenica 26 maggio, vedere come nello stesso, nella distanza di 10 secondi le persone hanno votato una cosa sulle elezioni europee e la cosa esattamente opposta sulle elezioni amministrative locali, con comuni in cui tu avevi la sera prima, la domenica, la Lega aveva quasi il 50%, il giorno dopo sindaci e centrosinistra che vincevano con il 70%, che vuol dire che almeno metà dell'elettorato che la sera, che lo stesso momento ha votato Lega sulle europee, 10 secondi dopo su un'altra scheda metteva un altro simbolo completamente opposto, che vuol dire che c'è stato un cambio. Il voto ormai è assolutamente fluttuante, perché è assolutamente fluttuante anche l'idea delle persone, non c'è più quel cemento che ti tiene lì fermo. Questo condurrebbe a molte anche altre riflessioni, e credo che una riflessione fondamentale sarebbe, per quello che riguarda noi, che facciamo anche questo mestiere, che molti di quelli che sono qui presenti, quanto ripartire dall'elemento della cultura, della conoscenza, dei saperi, e quanto questi possono contribuire alla ricostruzione di quello che, come ci diceva Alfred Reich, viene prima dei programmi, ed è il pensiero. Noi siamo vittime del dominio e del primato dei programmi. Negli ultimi 30 anni della politica nazionale noi abbiamo sempre detto i programmi, costruiamo il programma elettorale, il primato dei programmi, che però ha schiacciato e ha annullato, umiliato il pensiero, che era qualcosa che veniva prima dei programmi, che ne costruisce l'orizzonte strategico dentro il quale le scelte quotidiane si incardinano, no? Ma perché c'è un orizzonte di pensiero che non è solo l'ideologia, ma è un insieme, un impasto di idee, di ideali e di principi e di valori che abbiamo smarrito. E lo smarrimento di questo, io credo, abbia provocato il cambiamento più profondo anche della società emiliano-romagnola. Allora si tratta di ricostruire quel filo, quel tessuto di pensieri, che ripeto, viene prima dei programmi ed è, definisce l'orizzonte strategico dentro il quale ci muoviamo. Senza più quello, noi possiamo essere razzisti in un momento prima e solidari in un momento dopo, senza alcuna coerenza. E come ha tradotto compagno la sera delle elezioni che hanno segnato a Modena la vittoria al primo turno, che mi ha detto: vedi, la spiegazione è semplice del perché alle europee la Lega aveva quel voto e il giorno dopo alle amministrative hanno scoperto il contrario. La spiegazione è semplice, perché uno quando vota qui dice: io qui sto bene, ma se mi liberano anche dei negar in Italia sto ancora meglio. Ecco, qui c'è tutta l'essenza dello smarrimento di un pensiero fatto di valori, di ideali, di principi che dobbiamo ricostruire. E qui la conoscenza, il sapere, la cultura, lo studio, non come elementi di colpa, perché oggi appunto questi vengono additati dal potere dominante come elementi di colpa. Chi conosce, chi sa, è un professorone, un intellettualone, se ti va male sul radical chic. E invece ripristinare l'idea che conoscere e sapere sono elementi di emancipazione sociale, di riscatto sociale, che ti aiutano a leggere e interpretare la società, ti aiutano a ridefinire i contorni di relazioni fra gli individui, fra uomo e donna, fra persone di paesi del mondo diversi, fra generi diversi, fra scelte di orientamento sessuale diverse, sulla base del rispetto. Perché la conoscenza ti porta a riconoscere anche il noccio di verità che c'è nell'altro diverso da te, e nel riconoscere tu si produce il rispetto, e non c'è patto di coesione sociale che non si possa fondare sul principio del rispetto. Noi stiamo perdendo il rispetto per gli altri, finiremo inevitabilmente per perdere il rispetto anche di noi stessi, e perdendo il rispetto di noi stessi stiamo perdendo anche quel filo di principi e di valori che credo abbia fatto la fortuna, ma anche la unicità, quasi mi verrebbe da dire, di quella che è la storia di questa regione. Ecco perché siamo diventati tutti uguali agli altri. Male che è stato un intervento in pochi minuti, perché se doveva smorzare gli sputi, no? Non mi pare sia riuscito nell'intento. Sì, perché insomma ci sono un sacco di cose che poi
se avessimo tempo potremmo collegare a fatti anche molto vicini a noi e molto concreti che purtroppo confermano quanto, quanto lei ha, ha detto. Ma... Sì, il rischio è così di amplificare il giro di discussione, perché adesso vorrei dire qualcosa anche su cui ho detto l'assessore, che diventa complicato, no? Mi sono segnato un po' di cose di quello che siamo detti e soprattutto in questo caso con Roberto Balzani mi sono segnato alcune espressioni, la necessità di una narrazione inespressa, di cogliere la narrazione inespressa, perché leggendo il libro anch'io ho avuto la stessa impressione, ho l'impressione, diciamo così, che all'Emilia Romagna oggi manchi un raccontatore. Se ultimamente mi sto occupando di periferie urbane, che cosa sono diventate le periferie delle nostre città, non solo in Emilia Romagna ma anche altrove, cerco di farlo non in maniera arida, con i numeri che diceva Bruno, ma anche raccontando, andando a vedere che succede nelle periferie, quello che mi sembra di vedere è che quando guardo alla Lombardia, quando guardo alla, ad esempio al Lazio, vedo che ci sono pezzi di racconti, cioè c'è qualcuno che sa raccontare quelle periferie che stanno cambiando, che sia in un formato musicale, che sia in un formato fotografico, che sia in un formato di libro, narrativo, c'è qualcuno che sa raccontare quelle trasformazioni. In Emilia Romagna mi manca oggi qualcuno che sappia raccontare quelle trasformazioni che stiamo vivendo e vedendo. Cioè non abbiamo, adesso la butto sulla chiave giovanile, non abbiamo i trap lombardi, o milanesi, o neanche quelli che vivono a Roma nelle periferie di Torpignattara, di Casal Bruciale e così via. Ci manca quel tipo di racconto, racconto musicale, culturale e così via. E questo è un elemento che poi si sfocia anche nella necessità del libro. Nel momento in cui non abbiamo questi racconti, facciamo noi e cerchiamo di cogliere queste necessità di narrazioni inespresse. Tra l'altro invito IBC a mantenere il libro sulla cresta dell'onda, perché in Romagna rimarrà almeno per 7-8 mesi sulla cresta dell'onda, andando ad elezioni tra qualche mese, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti che cosa è stata Emilia Romagna in questi anni, quindi più lo teniamo al caldo meglio è per il libro. L'altro tema era, che è stato toccato negli interventi è, sono segnato come l'organizzazione territoriale della politica. Cioè quando noi parliamo del modello, dell'ex modello politico, in realtà raccontiamo una politica che era organizzata territorialmente e quindi era una politica che controllava i territori, era presente sul territorio ed è il comportamento elettorale di quei territori, era funzione dell'organizzazione della politica. Organizzazione della politica che aveva ovviamente un'identità, un insieme di valori, un'ideologia, se volete. Oggi è venuta meno quell'organizzazione della politica e quindi sono esplosi i territori. Perché oggi il territorio emiliano-romagnolo dal punto di vista di comportamento elettorale è così variegato, in Emilia-Romagna ma anche in Lombardia, come diceva giustamente l'assessore, perché non c'è più l'organizzazione territoriale in grado di guidare, orientare il comportamento elettorale. Quindi i territori si sono presi la rivincita, come dicono gli inglesi, cioè i territori dimenticati che si prendono le loro rivincite. Lo abbiamo visto anche nelle elezioni, ultime elezioni regionali, amministrative in regione, dove con i territori di montagna, di campagna, fuori dai centri urbani, fuori dai capoluoghi, hanno votato in maniera molto diversa rispetto ai comuni capoluoghi. Cioè a Bologna il PD ha stravinto. Se andiamo invece nei comuni non capoluoghi, cioè nei piccoli comuni, è lì che soffre il centro-sinistra. Lo stesso vale in Lombardia. E adesso vi do un numero, altrimenti non sembro dell'Istituto Cattaneo, se non do qualche numero. Nelle regioni del nord dell'Italia, la Lega prende il 44% dei voti nei capoluoghi, 44%, scusate, nei comuni non capoluoghi di provincia. Se scendiamo nei comuni, se andiamo nei comuni capoluoghi, cioè le grandi città, di grandi dimensioni, quel 44% diventa un 20-22%, cioè si dimezza il consenso per la Lega. Milano, ovviamente l'altro grande caso, in questo caso c'è qualcosa di non raccontato tra il piccolo comune, il comune fuori dal capoluogo e il comune capoluogo, che ovviamente ha una visione di flusso molto più aperta rispetto a queste trasformazioni. Credo, e qui tocco le ultime due elementi che sono emersi, credo che noi siamo di fronte al capezzale, questo sì, dell'autonomismo storico, e quindi questo lo do quasi per scontato, quella visione, quella missione dell'Emilia Romagna come visione appunto che aveva una missione, che era quella del mettere insieme, fare da collante delle varie autonomie locali, credo che sia scomparsa, servirebbe uno sforzo culturale nuovo.
E quindi sono d'accordo con quello che diceva l'assessore e quello che diceva Roberto. Roberto ha usato l'espressione che io riprendo, perché servirebbe il dibattito culturale del tessuto urbano, punto. Cioè, quello è quello di cui noi abbiamo bisogno, riportare dibattito culturale nel tessuto delle nostre città e non solo nel tessuto delle nostre città. Se riuscissimo a fare questo, probabilmente avremmo risolto anche alcuni problemi per alcune parti politiche, ripartire dalla cultura, perché ormai i problemi del centro-sinistra su questo fronte non si risolvono, anche perché il centro-destra non ha un problema di identità. Il centro-destra, soprattutto questo centro-destra, ha capito che cosa è, ha capito che cosa vuole essere, sa che cosa ci racconta, e noi lo abbiamo capito, nel senso che l'elettore risponde in maniera abbastanza facile a quel tipo di identità. Il problema identitario ce l'è dall'altra parte, cioè abbiamo perso per strada l'elemento identitario e non si recupera in alcun modo, non attraverso delle patchwork organizzativi, facciamo una lista di centro che compensi, facciamo una lista civica, no, si recupera mettendo in discussione, mettendo in moto un elemento culturale portato dentro il tessuto urbano. Questa deve essere la ricetta se vogliamo capire effettivamente da dove ripartire, sia in questo caso per chi è del centro-sinistra, per il centro-sinistra, ma anche per l'idea dell'Emilia Romagna. Anche se l'Emilia Romagna vuole darsi una visione nuova, una missione nuova, una volta che abbiamo stabilito che quella vecchia storica è arrivata al capolino, al capezzale, deve ripartire da una riflessione culturale, storico-culturale, e in questo caso so che l'Ibici è già impegnata per individuare la missione e la visione dell'Emilia Romagna. Fossimo in grado di farlo, faremo un partito, fortunatamente siamo solo degli intellettuali e ci permettiamo soltanto di fare elementi, indicare elementi di riflessione per i cittadini, naturalmente, cerchiamo di farlo onestamente, quindi ci arrestiamo lì. Per... Sono io preoccupato del titolo domani, allora stiamo arrivando più o meno all'orario che ci eravamo dati per chiudere questo incontro. Se Silvia o altrimenti io darei la parola a Roberto Balzani, che è il padrone di casa, mi farebbe piacere che chiudesse lui. Certamente, per quanto accennati, per ragioni di tempo, i temi sono tantissimi, gli spunti sono tantissimi, e io credo che il voto per il rinnovo della giunta regionale, del consiglio regionale, sia forse anche un pretesto, insomma, una buona occasione parlare delle cose che sono venute fuori e che richiedono momenti di incontro anche allargati e anche fuori, diciamo, dai luoghi che normalmente sono quelli dove la cultura si esprime, e quindi c'è sicuramente bisogno, come dicevi Marco, di un collegamento maggiore con i pezzi anche all'interno della nostra città e a maggior ragione anche all'interno del territorio in senso più ampio. I dati che ci davi, insomma, rispetto ai centri e alle periferie, come sappiamo, gli studiosi non usano più queste categorie, ma per intenderci, cioè al dentro e al fuori, sono molto evidenti, lo sono anche se guardiamo alla nostra regione, lo sono anche in zone dove l'amministrazione ha lavorato bene, no? Quindi viene sempre, questo è quello che si diceva anche qualche giorno fa con Roberto Balzani, cioè è sempre più difficile vedere un riscontro tra il lavoro che ha fatto un'amministrazione uscente e il riconoscimento che poi viene dato, perché naturalmente, come stavo accennando prima, il peso di quello che accade e che travolge a livello nazionale è sempre più forte, e questo, indipendentemente dall'orientamento politico, non è una buona notizia, ecco, sicuramente. Quindi darei la parola a te, Roberto, se vuoi dire due cose di più. Io volevo ringraziare tutti i presenti, Bruno, per aver essersi prestato a fare da coordinatore di questa, oltre naturalmente a Marco, Silvia e ovviamente a Papiro, per noi di casa, Massimo, e dire che l'anno prossimo cadono i 50 anni dalla nascita della regione, e credo che l'istituto, siccome in Italia non lo fa nessuno, in questo momento in Italia lavori sistematici di riflessione retrospettiva sui 50 anni di decentramento regionale, chiamiamolo così, di regionalizzazione, perché non stiamo parlando di regionalismo, o almeno
non ovunque il regionalismo. Beh, credo che questo sia uno di quei temi che sta nelle corde di un istituto come il nostro, naturalmente. Noi ci troviamo in realtà da molti anni, non da adesso, dall'inizio della crisi del 2007-2008, in una fase di ricentralizzazione dei processi, in realtà di un processo esattamente contrario, che ha attraversato tutte le forme, no? Sia di centro, sia tecniche che di centro-sinistra, che di attuali, di destra, cioè un processo di riaccentramento molto forte, dovuto in parte all'economia, e tuttavia la dimensione locale è ancora una di quelle dimensioni che fanno questo paese. Per cui capire come cosa è stato, cos'è il bilancio di questo cinquantennio, noi per quello che riguarda la realtà dell'Emilia Romagna, ma anche in comparazione con le altre, se possibile ci piacerebbe farlo, perché riteniamo che potrebbe essere un contributo non effimero al futuro di questo paese.